Ogni passato e futuro assisté a Ragnarok, la fine e l'inizio di ogni cosa. Quando Odino venne a sapere della profezia finale, decise di derubarla del suo sapere e tenerselo per sé. Mimir, puoi finire la tua storia? Odino tramava per ottenere le visioni del Ragnarok di Groa, la custode del sapere. Ma non sapeva che il responsabile della scomparsa di suo marito era Odino, il quale aveva usato un sortilegio per nasconderne la morte per mano di Thor. Sorridendo, Odino la prese per la gola e con le sue stesse mani la privò della biblioteca e della vita. Sai che ti dico? Te la racconto dopo. Ragazzo, qui. Dice Gloria Mozognir, il re nano. Che il suo regno sia lungo, prospero e pieno di pace. Ehi là! Volevo assicurarmi che foste preparati prima di andare avanti. È pieno di nefandezze di ogni tipo lasciate dalle losche pratiche di quel pazzo del re nano. Che genere di pratiche? Oh, un po' di cose. Sacrifici, rituali oscuri, magia del sangue e così via. Pratiche comuni tra gli antichi nani, purtroppo. Brutte abitudini. Forza! Va bene, tornate quando vi servirà qualcosa. Ciao! Wow! Guarda, il drago! Ma è incatenato! È addomesticato? Non farti strane idee. È incredibile che sia solo la catena a frenarlo. È possibile che ci sia un po' di magia anche qui. Dopotutto è una roccaforte dei nani.
fatto! Ci sono vari modi per scoprirlo, ma sono piuttosto complicati. Non ha molta importanza. Ragazzo. Sì.
Me lo stavo giusto chiedendo. Sì, l'influenza del regno non sembra estesa. Chi sarà capitano? È un grande mistero, anche per i figli di Ival. Prima della sua scomparsa, Mozzognir divenne ancora più prevedibile. Liberarli. Beh, sì, sembra ancora la cosa giusta da fare. Andiamo a liberarlo. Bene. Atreus, da me. Ok, arrivo. Ancora non si apre.
Perché il re nano desiderava quest'armatura? Cosa ha di tanto speciale? Circolano molte leggende sulla Dvegar Tikr. Un numero decisamente alto, il che rende difficile accertare la verità su questa armatura. L'unico particolare ricorrente è la sua capacità di fornire una protezione straordinaria. Una caratteristica utile per un re impopolare, non c'è che dire. E una terra straziata è tutto ciò che resta di qui. Ecco che succede a fidarsi delle leggende. Allora, di cosa ci... Ci siamo. Ok, andiamo. Ah, è piuttosto fatiscente. Cosa ti aspettavi? Non so, meno rovine forse. Magari la sala del trono è messa meglio. Un altro qui. Starkada, cavolo, quante braccia. Puoi dirlo forte. 6, 7, 8. Poteva usare 4 archi. Preferiva la spada, dato che aveva solo 2 occhi. Pare che Thor gli strappò le braccia. Tipico da parte sua. Hai sentito? No, cosa senti, ragazzo? Pianti e urla. Si fanno più rumorosi. Sembrano quasi... Seguimi, Atreus! Arriva! C'è un passaggio dietro questo trono. Un passaggio segreto? Beh, non sarebbe una sala del trono senza un passaggio segreto. Sognir. Le cose che gli hai preso devono essere i 3 mitici ingredienti di cui parlava Brock. Posso affermare con assoluta certezza di non aver mai visto niente di più strano in vita mia. Come fanno Brock e Sindri a lavorarci con queste cose qui? Non sottovalutare i nani. Saranno gentaglia, ma sono ingegnosi. Hanno costruito una catena indistruttibile con un'orma di gatto, saliva di volatile e poco più. Ma non ha alcun senso. È la leggenda. Se cerchi un senso, non parlare a una testa mozzata.
Chissà che aspetto aveva questo posto allora. Konungsgard al suo apice era una terra meravigliosa. Avete un aspetto raggiante, il moccioso almeno. Ecco i materiali. Ma sono così strani. Come riuscite a creare un'armatura da delle cose così... così... Fattica. Fattica? Fatti cazzi tuoi! Abbiamo i nostri segreti professionali. Oh,